Oh cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. E i versi di questa poesia di Giovanni Pascoli ci ricordiamo tutti da bambini. E ero piccolo quando la mia maestra me li leggeva e mi sono sicuramente rimasti impressi per la semplicità di questa poesia, ma anche per la sua forza emotiva. Insomma, raccontava la morte del padre di Giovanni Pascoli, ucciso per rubargli il lavoro a fucilate. E questa poesia ha una forza incredibile perché il poeta non ci parla della fucilata, del sangue, della morte. Il poeta sposta la sua attenzione sulla cavallina, la cavallina storna, questa cavallina che torna a casa, questa cavallina che vorrebbe parlare, ma non può parlare. Questa cavallina che alla fine, interrogata, sente il nome dell'assassino ed emette un nitrito di conferma. E la morte? E la morte qui c'è, ma non c'è, perché il papà di Giovanni Pascoli è partito la mattina col suo calesse, ma non è mai ritornato. E colui che non ritorna, la cavallina non ha portato indietro nessuno, perché lui non ritornerà mai. E la forza di questa poesia è in questo gioco, che a me, che ho dedicato la mia vita alle automobili, fa pensare a tutti i piloti che sono partiti, si sono legati il casco, sono partiti per la loro ultima gara e non sono mai ritornati ai box. E potremmo credere che con questa poesia il poeta l'ha scritta dopo 36 anni da questa tragedia, quando lui aveva 12 anni. Questa poesia potrebbe aver avuto su di lui un effetto catartico, purificatore. Insomma, attraverso questa poesia ha preso questo dramma e lo ha messo là. E invece no. E no, perché 2 anni dopo Pascoli scrive L'ultimo viaggio. E ancora? Parlare del papà, l'ultimo viaggio che è andato via? No, lui ci parla di Ulisse. E va a prendere la storia di Ulisse che, sappiamo, era tornato a Itaca, aveva ammazzato i Proci, ma aveva anche fatto fuori 12 ragazze che servivano a casa sua in nero. Lui non voleva il salario minimo, insomma, l'avevano fatto arrabbiare. Alla fine 12 ragazze impiccate, lasciate coi piedi nell'aria. E dopo aver fatto questa strage, l'Ulisse se ne rimane a casa sua, è un re. Invece, Pascoli riprende altre storie che erano anche dell'epoca che lo facevano ripartire. Lui lo fa ripartire. Lo fa ripartire perché, in fondo, mentre nella realtà di Omero Ulisse era solo uno che dalla guerra di Troia cercava di tornarsene a casa e gli dei dispettosi lo sbattevano di qua e di là nella sua Odissea, in realtà Pascoli non accetta questa visione di Ulisse, prende quella di Dante, insomma quello che il nostro ministro San Giuliano ama tanto, ma non curiamoci di lui, guarda e passa. E prende la visione di Dante che è di un Ulisse che insomma non viene sballottato dalle onde, ma va a ricercare, ha questa sete di conoscenza, insegue la virtù e la conoscenza. Quindi quest'Ulisse riparte con la nostalgia, va a cercare i vecchi luoghi che non trova. E qui il poeta sembra ammonirci, non tornare più in quei luoghi dove sei stato felice, perché i luoghi non saranno mai più gli stessi, ma soprattutto perché tu non sarai più quello di allora. E Ulisse alla fine finisce davanti alle sirene, ma le sirene non cantano, sono mute sui loro scogli. E la nave di Ulisse finisce per infrangersi contro gli scogli e Ulisse muore. Ora cosa succede? Succede una metafora che ci ricorda di nuovo la cavallina storna. Muore, ma il corpo viene trasportato dalle onde e viene riportato, come la cavallina aveva riportato il corpo di suo papà, il corpo di Ulisse viene riportato, ma non a Itaca. Viene riportato da Calipso e in questo mutamento, in questo riportare il cadavere da questa semidea che gli aveva offerto il peccato più grande per un mortale, l'immortalità che lui aveva rifiutato,
In questo noi possiamo vedere tante cose della vita del poeta, ma lasciamole appunto agli psicologi.